Credevo di essermi elevato, invece era stato il mondo a venirmi incontro. Studiando la catena alimentare, capisci che la cacca è solo un'opinione. Il buio non è l'assenza di luce, è quando la luce si spegne. Un punto è un cerchio con la vita stretta oppure la circonferenza è un punto con i fianchi larghi? Un uovo fritto da una gallina è considerato interruzione di maternità? Non è vero che i nani siano superdotati, è che in un nano risalta di più. Il pudore, come il solletico, si manifesta con stimoli lievi. Quando la vita ti strofina forte, i pudori vanno a farsi fottere. Il bacio non sempre un apostrofo rosa tra le parole t'amo. A volte è quando lei non ti invita a salire a casa sua. Apprezzo la religione per le intenzioni. E la scienza per i risultati. No, non potrei mai adorare un Dio in cui manchi il senso dello humor, no. A Medjugorje i fedeli videro comparire il Buddha, a Varanasi la Madonna. Non meravigliatevi, dissero, le apparizioni è solo un gemellaggio. Nell'indigenza ogni oggetto assolve la sua funzione, nel lusso la funzione è occultata dai particolari superflui. Il bello del lusso è che i bisogni non li soddisfa, li annulla. Il vero, vero, verissimo lusso oggi è potersi permettere di pagare le tasse. Sono soddisfatto non tanto per quello che ho, quanto per quello di cui io so fare a meno. Ma è più ricco chi è carico di oreficeria o chi ha tempo da perdere? Comprati la barca, così capisci perché Cristoforo Colombo, appena sbarcato, si buttò in ginocchio a baciare la terra. Le case lussuose mi lasciano indifferente, di argenteria e di mobili antichi non so che farmene. Vuoi mettere come arreda la casa un bel culo moderno? La riconoscenza nasce dalla convinzione di avere ancora bisogno in futuro della stessa persona. L'ultimo dell'anno è un giorno d'angoscia in cui si fa il riepilogo di tutti i sabati sera. Natale è una festa alla quale non mi sento invitato. La riflessione è una dote a disposizione di tutti, ma non tutti si trovano nella malaugurata condizione di doverla utilizzare. È una molecola alla volta, il Padre Eterno si è raggranellato l'universo. La gente che bada troppo alla salute non se la merita. Man mano che si rompono, ti accorgi quanti organi funzionanti avevi, man mano che si rompono. Ho sempre avuto poco rispetto per l'animale che mi ospita,
Ora ne sono pentito, no, balle, la verità è che sono seccato di non potergli più mancare di rispetto come una volta. Quando una terapia è del tutto innocua, sospetto che sia anche del tutto inutile. Chi si avvicina a Dio si guadagna la diffidenza degli uomini. L'unico modo per riconquistarseli è fare miracoli. Bere acqua procura uno stato di ebbrezza chiamato lucidità. Diffidate degli astemi, sono già ubriachi di se stessi. L'alcol è un buon disinfettante per le anime ferite e ti fa capire che anche la giovinezza era una sbornia.